Perché non mi trovo bene sul lavoro? Con mio marito non vado d'accordo. Forse ho sposato la persona sbagliata. Perché non trovo nessuno con cui passare i prossimi anni della mia vita? Perché faccio così fatica? Perché mi viene spesso l'ansia? Perché faccio fatica ad addormentarmi la sera? Perché non sono mai contento? Perché non sono mai contenta? Nell'epoca dei disagi così diffusi come la nostra, c'è forse una domanda che deve ricorrere dentro di noi. Io sto seguendo il mio destino? Perché vi sia il destino, bisogna che dentro ognuno di noi vi sia un uomo o una donna antica, un essere antico, un essere primordiale che indirizza me stesso. C'è qualcosa dentro di me che indirizza me stesso. Goethe dirà in una delle sue pagine memorabili: non puoi fuggire te stesso. Non siamo noi che guidiamo la nostra esistenza, noi siamo guidati, un po' come gli uccelli migratori di Portland che escono dal nido senza avere nessuna guida, senza i genitori, e vanno a ricongiungersi con gli stessi uccelli della loro specie a 7-8 mila chilometri di distanza. Insomma, c'è una guida interiore e questa guida interiore è destinata a farci compiere azioni che ci appartengono. Non sono io che guido, ma qualcosa mi guida verso una meta. Allora bisogna svegliarsi la mattina e dirsi: io non so dove andare, pensaci tu. E quel tu a cui parliamo è lo stesso tu di cui parlavano gli antichi, i grandi studiosi dell'anima, dicevano: guarda che c'è un te stesso, un me stesso in ognuno di noi, che percorre destinazioni che nemmeno immagini. Sa, dottore, come sono uscita da quella crisi? Seguivo un suo consiglio, mi svegliavo la mattina e mi dicevo: tu non sei Rossella, no, 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 tu sei Fabia. Mi truccavo, mi guardavo come Fabia avevo un altro atteggiamento mentale. Come Fabia, io mi accorgevo che i disagi svanivano. Nella Fabia di questa signora Rossella c'erano atteggiamenti mentali, modi di essere, stili che la portavano via dai disagi e la facevano guardare in modo differente la vita, le persone, le cose. Molti dei nostri disturbi dipendono dalla nostra ostinazione a non voler essere ciò che siamo nel profondo. Perché ciascuno ha un destino, in quanto ciascuno è profondo, è un essere antico. Siamo semi che sono diventati spighe. Siamo semi antichi che sono diventati esseri umani, ma semi antichi. Non dobbiamo correre verso una meta. La meta è già dentro di noi e questo libro è dedicato a scoprire se noi stiamo lasciando fare alla meta che è già dentro di noi, al destino che è già dentro di noi, o se noi ci stiamo ostinando in rapporti, in relazioni, in situazioni che non si sbloccano semplicemente perché stiamo guardando la parte sbagliata. La strada sbagliata la prendiamo perché ci ostiniamo a guardare come guardano tutti gli altri. Dire che esiste il tuo destino significa che esiste una strada che è solo tua, non si può condividere con nessuno. Una strada solo tua, via via che si incammina, porta inesorabilmente all'autorealizzazione. Cito il caso di una signora che nel momento in cui si è separata da un uomo che era per lei molto disturbante, nel momento in cui ha immaginato che lei poteva essere altrove, ha realizzato uno dopo l'altro tutti i suoi sogni, sogni che le appartenevano. Lei che temeva la gravidanza e il parto è rimasta incinta. Lei che temeva le relazioni disturbate ha una relazione che adesso funziona benissimo. Lei che pensava nel lavoro di non essere realizzata, lei che aveva lasciato gli studi li ha ripresi. E mi ha scritto una pagina bellissima dicendo: io non pensavo che tutto si potesse riparare, invece tutto si ripara. Vedere negli altri come il loro destino è cambiato ci ricorda che noi abbiamo un destino nascosto, misterioso, che ci guida e che ci porta ad andare dove dobbiamo andare, dove solo tu lo sai, ma lo sai in quel non sapere che è tipico dell'anima. Quando io incomincio a rimettere in discussione le mie certezze, il mio destino scende in campo. Il nostro destino non vuole le nostre certezze. Non vuole essere un buon padre, una buona madre, un buon figlio. Non gli interessa assolutamente di seguire le vicissitudini degli altri. Il destino è al di là del bene e del male. Il destino è qualcosa che i greci chiamavano daimon, dove c'è una figura, un angelo custode che ci guida, ci accompagna.
che vuole restare misterioso, che vuole restare nascosto. I grandi successi terapeutici si ottengono soltanto se lo sguardo si disinnesta, si disidentifica, si allontana dal progetto che io ho in mente. L'anima procede senza il tuo progetto. E allora qui, passo dopo passo, io cerco di raccontare attraverso esempi clinici come basta togliere lo sguardo dall'intenzione che hai, dall'idea che ti sei fatto di te e della vita, per vedere accadere veri e propri miracoli. Le radici fanno la pianta, i semi si trasformano in germogli, in fiori, in frutti, spontaneamente. L'unico compito che ci spetta è vegliare sul nostro destino. Ed è una cosa di cui mi posso occupare solo io. Molte volte noi cerchiamo di mandar via le cose che non ci piacciono di noi e che invece sono le voci di questo nostro destino. Troppo impulsivo, troppo aggressivo, troppo paurosa, troppo timido. Tutte le volte che giudico me stesso dentro un'angolazione, puntualmente finisco per allontanarmi da quei disagi che vengono, perché io, incontrandoli, mi avvicini sempre di più al mio destino. E questo vorrei dire una cosa molto importante, a cui do molta importanza nel libro. Molte persone passano il tempo a lottare contro se stesse, a dirsi cosa di sé non va bene e a cercare di mandar via quello che loro ritengono che non vada bene. Molte persone combattono quel lato di loro che, secondo il loro giudizio, non dovrebbe appartenergli. Qui nel libro invece io dico che quello che non ti piace di te è la voce del tuo destino, perché ti faccia fare la cosa più importante che c'è nella vita, completarti. Quando quello che non ti piace e quello che ti piace stanno insieme, quando li tratti come fratelli, come compagni di viaggio, allora scatta un'energia, perché il destino che cos'è? Un'energia primordiale, intelligente, come dice Jung, che va verso la meta che deve raggiungere. Un'altra cosa su cui mi soffermo è che il destino non è qualche cosa il cui tempo puoi riconoscere e tracciare tu. Non puoi dirti da domani cambio vita, sono tutte sciocchezze, però puoi dirti aspetto qualcosa che non so cos'è. Ho dedicato un capitolo in questo libro a che cosa possiamo imparare dal mondo primordiale degli animali, perché certi animali hanno insito il fatto di fare dei viaggi imprevedibili. Tutti risponderanno, beh, istinto, ma l'istinto, il nostro istinto è più importante di quello che noi pensiamo, è decisivo. Se nella vita hai fatto una scelta e l'hai pensata, è una scelta scadente. Se è venuta da sola, per istinto, come diremmo noi, allora sei sulla strada giusta. Come fai a sapere se il tuo destino è sulla strada giusta? Da quanto più istintualità emerge, da quanta più spontaneità emerge, da quanto meno ti dici dove andare. Ho visto persone con grandi talenti, grandi capacità, che a un certo punto della loro vita sono entrate in crisi, perché hanno avuto un insuccesso. E allora dicono, ma no, cambio strada. Non voglio più fare lo scrittore, non voglio più fare l'economista, nessuno mi prende. Ma ricordati che il destino è una eterna, ininterrotta, continua, incessante gravidanza. È un continuo formare organi dentro di te che preparano la vita che verrà. Sarebbe ridicolo pensare che un bambino di 3 mesi cominci a camminare. E così sarebbe impensabile che noi realizziamo a 30 anni cose che si realizzeranno dopo. Quello che possiamo fare è fare la nostra parte, non disturbare ciò che capita dentro di noi. Allora il daimon, il destino, il me stesso superiore, di cui parlano i grandi saggi mistici, quel me stesso superiore, lui sa comunque dove portarmi e dove andare. Sei al mondo perché hai un destino. Cosa vuol dire destino? Che sei destinato a qualcosa che sai fare solo tu. Non c'entra chi incontri, chi frequenti, con chi vai, se sei una buona madre. Il destino sta destinandoti verso la tua destinazione. Goethe, non fuggire il tuo destino, non fuggire il tuo destino.